Gypsotech Gypsolignum è una lastra in cartongesso versatile, ideale per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti, sia su nuove costruzioni sia su ristrutturazioni, nonché capace di rispondere alle caratteristiche previste secondo la norma EN 520. La lastra è infatti classificata DEFH 1IR. È composta da uno strato di gesso con additivi speciali nel nucleo, quali fibra di vetro, vermiculite, idrofuganti e farina di legno naturale a granulometria differenziata. Il gesso viene incorporato fra due fogli di cartone speciale, i quali conferiscono resistenza meccanica al prodotto. Un cartone ultra bianco ad alte prestazioni che facilita le operazioni di finitura. Tale composizione è stata progettata per unire varie peculiarità: isolamento acustico, resistenza al fuoco e all'umidità e resistenza meccanica. La massa di oltre 1.000 kg per metro cubo permette di ottenere, combinando la lastra in vari sistemi costruttivi, ottime prestazioni acustiche. Ha un nucleo con coesione migliorata nei confronti dell'incendio e una particolare resistenza all'impatto superficiale. La ridotta capacità di assorbimento dell'acqua la rende infine adatta per locali con particolari condizioni igrometriche o dalla forte umidità. Applicabile con normali attrezzi come cutter e avvitatore, non necessita di rasature delle superfici ed è adatta a ricevere subito la pittura, previa applicazione di un fondo fissativo. La versione Gypsotech Gypsolignum 0 è utilizzabile laddove specifiche prescrizioni di prevenzione incendi richiedono classi di reazione al fuoco particolari. Infatti, la versione 0 di Gypsolignum è in Euroclasse A1 di reazione al fuoco, secondo la norma EN 13501 parte 1. Utilizzando Gypsolignum e Gypsolignum 0 si potrà beneficiare di altri vantaggi come un unico ordine di materiale in fase iniziale, un minor sfrido del materiale, la minore possibilità di errore da parte dell'applicatore visto l'utilizzo di un'unica lastra per tutti i tipi di locali. Infine, facilità di posa e di finitura grazie alla carta bianca ad alte prestazioni.